Siamo pronti? Sono vestito bene. Sono pettinato. Oh, ok. Adesso possiamo registrare. Va. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di presentazione e ufficialmente apriamo le prenotazioni per questo weekend, perché nell'ultima settimana non so, mi avete scritto tipo in 20, quindi spero che vada sold out subito. Ma di cosa sto parlando? Sto parlando che il 24 25 luglio faremo, cioè replicheremo quello che è un grande successo stato l'anno scorso, questo weekend a Carnival World Resort. Vado subito nei dettagli. Allora, 24 saremo a Caneva, penso uno dei migliori parchi acquatici in Italia come tematizzazione e livello di immersività tra scivoli più o meno pazzi. L'anno scorso li ho fatti tutti, quest'anno magari gioco il jolly, qualcuno lo salto. Ma non saremo solo a Caneva, saremo a Caneva nella King Cabanas. Le Cabanas sono questa area privata che hanno aperto mai un paio d'anni fa, ma la King Cabanas è ovviamente King, dovrebbe essere il re delle Cabanas, dove ovviamente oltre a ospitare tutti, perché i posti disponibili saranno 13, perché la King Cabanas ne porta solo 14 posti, quindi meno me saremo 13, perché ovviamente ci sono anch'io. La King Cabanas è un'area riservata super esclusiva, dove per accedere avremo un braccialetto stile Magic Band, ci sarà ad aspettarci un bel cocktail benvenuto, ci sono prese USB, prese di corrente, ventilatore, tavolini, c'è una mini spiaggia privata solo per noi, c'è una vasca idromassaggio solo per noi, una piccola zona docce dove potremo anche utilizzare per farci la doccia a fine serata. Quindi veramente l'esperienza della Cabanas è già molto molto bella e interessante, se non l'avete mai fatta fatela. Ma la King Cabanas è questa serie di optional portate a un livello estremo. Ovviamente staremo lì tutto il giorno, ma alla sera, giusto per restare sempre in tema King, andremo a vedere lo show, andremo a vedere ma anche a cenare al Medieval Time Restaurant, questo ristorante a tema medievale, con tanto ovviamente di show medievale, ma anche il cibo sarà medievale, ti danno un mezzo pollo, dei fagioli. È molto molto immersiva anche questa come esperienza, ma come ho detto un attimo fa, per restare in tema King, dall'anno scorso mi sembra c'è il King Table, quindi andremo al Medieval Time Restaurant, ma saremo anche lì nella zona King Table, quindi una zona un pochino VIP, dove ci sono dei piccoli plus, potremo entrare prima, avremo qualcosina in più rispetto, diciamo, alla gente normale in quel caso. Saremo distrutti, saremo sfatti, quindi andremo a dormire in un hotel vicinissimo, veramente a 1 chilometro dal parco, 4 stelle, dove avremo ovviamente le camere, possono essere sia doppie, triple e anche mi sembra quadruple. Colazione, quindi l'indomani mattina il 25, sveglia presto, colazione presto, check out e andiamo a dirigerci a Movieland, il parco del cinema. Se non siete mai stati a Movieland, sicuramente merita una visita. Attrazioni molto particolari, se non uniche, sicuramente nel panorama italiano, show altrettanto di livello. Quest'anno c'è anche qualche novità in più, ma comunque state sintonizzati perché appena aprirà, ovviamente mi fionderò a Movieland a recensire non solo la stagione 2021, ma anche ovviamente le novità 2021. E poi alla sera, mi sa che il parco non chiuda tardissimo in quel periodo, potete tranquillamente, ci salutiamo, baci, abbracci un pochino da lontano, e poi potete tranquillamente andare a casa. Trovate tutte le indicazioni del caso con il programma dettagliato, i costi e tutto quant'altro nel link qui sotto in descrizione. Ma voglio farvi un paio di appunti prima che vi recate subito a andare a prenotare. Quest'anno, visto che tanti di voi l'anno scorso sono venuti da lontano e siete dei matti, io veramente sono basito quando la gente fa un sacco di chilometri per partecipare ai miei eventi. Veramente grazie da pelle d'oca mentre lo sto dicendo. Abbiamo dato la possibilità quest'anno di fare una notte in più, cioè eventualmente se venite da lontano il venerdì sera potete alloggiare nello stesso hotel dove dormiremo anche il sabato sera. Quindi se volete venire da lontano oppure prendervi una giornata in più per stare sul lago, scrivetelo e potete farlo. Ma non sarete soli perché sarò lì anch'io dal venerdì, quindi se siamo in un piccolo gruppettino il venerdì ci inventiamo qualcosa. Beh, possiamo andare in un altro parco, possiamo andare a fare un giro sul lago, fare un giro sul Mincio, possiamo inventarcela la serata del venerdì sera soprattutto. Quindi se volete venire una notte in più, fatelo
fatelo tranquillamente, sarò lì già io dal venerdì mattina e possiamo fare qualcosa insieme. Ma torniamo alle cose che non si possono fare. Quello che vedrete, il pacchetto è così, è piombato, blindato, bloccato, chiamatelo come volete. Se avete l'abbonamento, mi spiace, in questo caso non possiamo scorporarvi il costo del biglietto d'ingresso come altri tipi di plus. Ragazzi, il prezzo è questo, solo 13 posti. Se siete interessati a venire con la vostra famiglia, scrivete, siamo in tre, in quattro, ovviamente metteremo tutti insieme. Chi magari è da solo e vuole essere abbinato ad altri, possiamo anche abbinarvi e fare delle camere condivise. Siete molto molto liberi su questo punto di vista, basta che scrivete tutto. Dove? Date appunto nel link in descrizione, c'è un box, scrivete quello che poi leggerete, quindi il nome, il cognome, quanti sarete, cosa volete fare, tutto il resto, e di conseguenza poi nell'arco di qualche ora vi arriverà la conferma e come fare appunto a dare la prima caparra per confermare tutto. Spero di avervi detto tutto, non vedo l'ora veramente che ormai la stagione parta e secondo me siamo ormai a un procinto, mancano ovviamente 2 mesi a questo evento, ma so già che la prima qualche settimana i soliti 13 posti finiranno. Aspetto le vostre prenotazioni e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.